Ci sono paesi nella pianura sud di Torino e poi nel Pinerolese che si tende a dare per scontati. Sì, esistono, ma non hanno una grande importanza, un grande interesse. Invece non è vero, perché hanno una storia alle spalle, un'identità anche architettonica forte. E l'esempio classico è quello di Virle. Mattia Robasto, sindaco di Virle, la prima impressione arrivando in paese, un centro storico molto ben curato, un paese che tiene molto alle proprie tradizioni ma al proprio patrimonio storico e architettonico. Esattamente così, Virle è un piccolo paese, siamo appunto 1100 persone su una superficie di circa 14 km quadrati. Il tessuto urbano è tutto sommato limitato e concentrato, ma abbiamo un pregevole centro storico. Un centro storico che nel corso delle mie amministrazioni, il secondo mandato è da poco iniziato, abbiamo tentato di valorizzare. E ultimo segno di questa valorizzazione, di questa attenzione, sono proprio i lavori di ristrutturazione e di restauro conservativo della portassa, l'unico tratto di cinta muraria medievale che permane nel nostro centro storico. Chiese storiche, un palazzo nobiliare come quello dei Conti di Pio Sasco, ma anche murales che raccontano l'emigrazione da queste terre verso l'Argentina. Sì, esattamente. Il legame che la nostra comunità ha con il nostro comune gemello in Argentina, Colonia Vignò, è stretto, anzi strettissimo. Nel 2017 abbiamo festeggiato i 20 anni dell'anniversario del gemellaggio e nel 2018 si è tenuto un interscambio culturale che ha visto la partecipazione di alcuni ragazzi dell'Istituto Agrario di Colonia Vignò, e che hanno potuto venire qua in Italia, conoscere Virle, conoscere i luoghi dai quali i loro bisnonni o trisavoli erano partiti per emigrare in Argentina, ma soprattutto approfondire con uno sguardo al presente e al futuro nuove tecnologie e tecniche agrarie. Siamo nella ricca pianura che sta tra, diciamo, la cintura sud di Torino e il Pinerolese, ma si vive solo di agricoltura qua a Virle o le attività economiche sono diversificate? Qui l'agricoltura possiamo dire che la fa ancora da padrone, ma non manca una zona industriale artigianale che dai primi anni 80 ha saputo svilupparsi attraendo anche imprese manifatturiere di piccola dimensione. Qual è il clima sociale di un paese così non grande ma neanche piccolissimo in cui magari ci sono delle associazioni, quindi c'è una vitalità? È un clima sociale che possiamo definire assolutamente sereno. Certamente il ruolo dell'associazione è un ruolo fondamentale, senza il quale il comune non potrebbe fare tutto quello che fa. Pensiamo all'organizzazione di feste, di eventi, di manifestazioni, pensiamo alla valorizzazione del nostro patrimonio storico. Sono infatti le associazioni che garantiscono la visibilità dei nostri monumenti e dei nostri castelli, ed è grazie a loro che il nostro patrimonio culturale continua ad essere conosciuto e valorizzato. Quando si arriva a Virle da turisti, allora che cosa non si può mancare di visitare, di vedere? Non si può mancare di visitare il castello dei Conti Pio Sasco, e nelle giornate di apertura programmata che abbiamo come posso dire, valorizzato insieme all'AZI, l'Associazione di Dimore Storiche d'Italia, anche parte del castello dei Marchesi Romagnano. Quanto sarà difficile per questi piccoli comuni attrarre sul territorio i fondi PNRR, rendicontarli e usarli nel miglior modo possibile? Sarà una sfida assolutamente difficile, che non potrà prescindere da molte ore passate a studiare e ad analizzare i bandi con attenzione. Come amministrazione noi ci siamo già portati avanti, mi permetto di dire. Infatti abbiamo già impostato un percorso che probabilmente terminerà tra 6 o 7 anni, ma di completa riorganizzazione dell'erogazione dei servizi, proprio per attrarre i fondi del PNRR. Mi riferisco in particolare alla realizzazione di un nuovo centro civico in prossimità di Via Vigone, qua a Virle, che vedrà la concentrazione in tal luogo di tutto un polo scolastico,
con l'asilo nido, con la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, con la realizzazione di una palestra, il trasferimento della biblioteca comunale, dell'archivio storico e di altri servizi. Sindaco, ci siamo spostati perché alle sue spalle c'è il municipio dove lei passa tante ore alla settimana, immagino. Quanta passione ci vuole e poi quanto conta avere una bella squadra? Ci vuole molta passione, molto studio, molta attenzione e la squadra è esattamente quello che sono le associazioni per la nostra comunità. La squadra con la quale si amministra la nostra comunità per un periodo di tempo tutto sommato limitato, 5 anni possono sembrare molti ma in realtà scorrono molto velocemente, è davvero il braccio armato senza il quale il sindaco potrebbe fare ben poco.